Beh, è una conferma, una presenza costante sia di Alessandro personalmente, sia di Radicali Italiani, del mondo radicale più in generale a questo evento. E di Liberi TV, che non manca mai quando c'è da schierarsi con i popoli oppressi o con le persone più generalmente oppresse. È un obbligo essere qui, un obbligo morale per chi crede nei diritti dell'individuo. E credo che i popoli, che sono la somma di tanti individui, quando vengono conculcati i propri diritti, abbiano la necessità di qualcuno che possa battersi con loro per il rispetto della legge, per garantire ciò di cui hanno bisogno, cioè delle garanzie. E credo che mai come in questo periodo il mondo attraversi un momento di crisi dove le democrazie stanno involvendosi in forme di plebiscitarismo, dove la potenza economica non è supportata da regole certe che riescano a redistribuire il reddito e dove quindi i regimi si fanno sempre più violenti, dove le ricchezze vengono distribuite in modo disomogeneo, diseguale. C'è necessità di organizzare marce, c'è necessità di cooperare tra tutti, primo tra tutti con Società Libera, che da sempre organizza questa marcia per mettere al centro della propria riflessione le cose che si possono fare per i popoli oppressi. E sono piccole cose, magari potrete pensare voi, partecipare a una marcia, sottoscrivere appelli, impegnarsi personalmente per cercare di fare in modo che queste persone possano trovare accoglienza nei nostri stati e portare in quegli stati forme di dialogo, facendo pressioni sui nostri governi, facendo pressioni su chi in Parlamento non considera la nostra piccola parte di terra come facente parte del più grande globo. Quindi, come ogni anno, sono qui in rappresentanza di Radicali Italiani, ma lo farei anche come singolo cittadino, come ritengo sia necessario fare, e ringrazio Vincenzo Lita e Società Libera perché con costanza continua a ricordarci che nel mondo i diritti sono violati e non bisogna guardare solo al proprio particolare, il proprio orticello, bisogna battersi per i diritti ovunque, perché quando ci si batte per il diritto lo si fa anche per se stessi. Un'ultima domanda volevo fare, tu sei in rappresentanza di Radicali Italiani, che ovviamente è forse una delle organizzazioni qui presente più vicine sostanzialmente alla politica vera e propria. Hai in mano un libro con una cartina, un libro di Vincenzo Lita, dove c'è una cartina e dove manca l'Europa. Beh, Radicali Italiani su questo penso che abbia da dire qualcosa. Beh, ha da dire molto. Noi fin dall'inizio abbiamo contestato il modo con il quale è stata creata l'Europa e nello specifico come abbiamo fatto un salto presunto di qualità passando alla moneta unica. Ecco, dotarci di istituzioni tecniche, di autorità indipendenti che governano i mercati, che governano i flussi finanziari pubblici e privati, senza occuparci però del collegamento con il demos, la possibilità di una partecipazione attiva dei cittadini, provoca uno scollamento. Noi adesso rischiamo di avere un'Europa che possa implodere sotto la pulsione di spinte sovraniste, di spinte, come si dice adesso, di fautori della democrazia illiberale, che non consentono appunto il rispetto dei diritti civili, che sono i diritti dei singoli, ma che poi diventano i diritti dei popoli. E in alternativa noi proponiamo a questa assenza totale di Europa un'Europa federale. E credo che sia importante anche per i popoli oppressi, perché se l'Europa riuscisse a parlare con una voce sola, sarebbe un interlocutore credibile per tanti stati che magari devono trovare poi rifugio in dittature che premiano solo il libero mercato. Mi riferisco per esempio alla Cina. Noi che siamo i naturali interlocutori dell'Africa, ci ritroviamo in un momento storico in cui l'Africa è centrale ed è occupata dalla Cina, dove esporta dittatura e capitalismo. È stata una colpa grave questa, non aver immaginato un'Europa che eccedesse gli aspetti tecnocratici e desse importanza al popolo, quel popolo che poi alla fine il potere se lo riprende e magari lo utilizza contro, perché è frustrato, perché è deluso. Dobbiamo dare un poco di speranza e credo che con il rispetto dello Stato di diritto questo si possa ottenere. Grazie ad Alessandro Massari.